E dopo le vittorie di Foggia, Galatasaray, che in questo momento comanda la Silver League con 7 punti, e la vittoria all'ultimo di Yoga Bonito sugli Asmatici. Ora tocca ai Mastacchioni a quota 6 riprendersi la vetta, unica squadra ancora a punteggio pieno. Dopo due partite di Silver League nella giornata numero 3, affronta la Roma. Carbone, vola De Angioletti. Dicevamo, la Roma che ha 4 punti dopo il pareggio con i Galatasaray la prima giornata e la vittoria sugli Aston Villa per 5-4, potrebbe scavalcare in classifica proprio i Mastacchioni. E allora vediamo la Roma tra i pali. Raffaele, come si chiama il portiere? Maurizio. Beppe, dietro a te. Maurizio. Allargati, allargatevi. Bella Raffaele. Davanti a lui Varriale, Carbone, Maranta, centrocampo, Esposito, La Ragione, Stanzione, avanti la Selva, a disposizione Muscarello e Bocchetti. Mastacchioni rispondono con De Angioletti tra i pali. Mosella, Piccirillo e Buglione. Fattori, centrocampo con Fordham e Lanzuise. No, Lanzuise agisce da falso 9. In attacco napoletano. C'è Fordham, Fattori con la Dogana e Lanzuise a fare falso 9. Anche Marmo convocato, giusto? Sì. C'è anche Marmo. Hanno già in Serie D in alto calcio a a 5. 5. La Ragione la tocca a Carbone, mette il piede Fattori. Intanto si annuvola, cioè no, meglio, cala il sole al San Rocco. Esposito prova un gran gol come l'ha trovato contro gli Aston Villa. Intanto riparte la Dogana, salta secco La Ragione, la Dogana nello spazio, Lanzuise fuori, calcio d'angolo, Buglione crossa, arriva Mosella, zuccata, Lanzuise palleggio e poi Esposito perde la sfera, Buglione ancora dentro, Varriale, Maranta alza, soffre la Roma. Buglione subito, Lanzuise però manca l'aggancio, una novità per la sua tecnica. Samuele Lanzuise, cominciato lo sbordone League con i Galacticos e l'Arsenal di De Simone, per poi finire ai Mastacchioni come ottavo giocatore. Colpo di testa in stazione all'indietro, arriva la Dogana, esce bene il portiere, poi Fordham ancora, Aurino, Buglione, controllo, tiro, Aurino ancora. Pressione Mastacchioni per tornare in vetta alla classifica della Silver. Maranta gioca il pallone. La Selva non l'aggancia. La rimessa sarà per Mosella. Batte, cerca Lanzuise che difende la sfera. Ancora Lanzuise, passa Lanzuise. Sterno della rete. Mano di Varriale. La Dogana su Carbone. Luca ha fatto una partita mezz'ora fa. Sì. Con le mani Fattori dentro, salta Carbone, uscire ancora Fattori, poi Carbone, arriva la Dogana, ruba la sfera col tacco, va giù Carbone, prova a uscire, interviene Mosella, Buglione, due sulla sfera, anche Fordham, intervento del Mosellito lì dietro. La Ragione prova lui, fuori di nulla. Arriva Fattori, mette il piede Esposito, 1-2. Vediamo un po'. Stazione, prova a mettere in movimento la Selva, la palla però è troppo lunga. Lanzuise, sinistro, deviato Aurino. Poi il portiere della Roma mette in movimento la Ragione, c'è Esposito che può ricevere lì in mezzo. La Ragione gliela tocca, Esposito, occhio al tiro, prova lui, deviato, angolo. La Ragione. Parte il cross, mette fuori la Dogana, poi colpo di testa di Bocchetti. Aurino, parte il rinvio, molto alto e lungo, palla direttamente sul fondo. Lanzuise, pronto a scendere, c'è Maranta, Lanzuise ne passa in mezzo a due, arriva Varriale. Poi Esposito, gioca il pallone a Bocchetti, va in verticale, Muscarello, tocco va, Musella. Poi Piccirillo lotta, arriva Fordham. Fordham porta il pallone sul sinistro. Fordham l'ha deviata, no.
Piccirillo proverà direttamente un pallone nel box. Eccolo, palla che scende, Parriale in angolo. E allora va ancora Buglione, stavolta Rasoterra. Arriva Lanzuise, Murato. Poi Fordham, da fuori, prova ancora, sarà ancora a fondo. Palla vacante, Esposito. Sinistro conquista un calcio d'angolo. Formazione della Roma. Patte Bocchetti, corto per Esposito. Calcia, traversa, non entra. E poi Mosella. Che frusta. La Silva, Muscarello, 1-2. Punta l'uomo La Silva, arriva Buglione, copre, poi Muscarello lo attacca da dietro. Maranta, La Silva, prova un tacco, se ne va. La Silva, Murato, ha un'altra chance per calciare. Attende un compagno, intervento di Fattori. Con le mani ancora Bocchetti, salta Fattori. Pressione Roma, sinistro di La Silva. Piccirillo va in verticale, Fordham riceve, l'ultimo tocco il suo. Anzi no, allora batte Mosella, salta Esposito, poi La Silva controlla il pallone, prova a far salire i suoi, va da Muscarello, anzi la ragione, ancora per La Silva che cerca il movimento di Muscarello, recupera Piccirillo, sale il difensore centrale Mastacchioni, appoggia Buglione, mano di Esposito. Prepara il destro Fordham. Lanzuise a disturbare la traiettoria a Aurino. Va Fordham, destro a giro, Aurino la tiene e poi gioca avanti. Esposito, si distende la formazione in maglia bianca, palleggia Stanzione, palla dentro, anzi era La Selva, sì. Poi De Angioletti va con le mani, Barriale. La ragione dietro, Aurino, Bocchetti, Esposito per Varriale, si addormenta, la dogana, prova col destro, Aurino. Parte il lancio del portiere della Roma, Muscarello, controlla, palleggia, arriva Piccirillo, gran duello, spazza Fattori, la dogana di petto, controllo, orientato, destro. C'è il lancio di Aurino. Muscarello lavora la sfera, Marmo su di lui, ancora Muscarello, Marmo mette il piede, poi va con le mani Bocchetti, dentro con le mani, salta Muscarello, porta vuota, Mosella in rovesciata, allora Esposito cerca la porta, la dogana Mura, ancora Esposito, gran duello lì in mezzo con la dogana. Stanzione, Esposito, recupera Buglione, palla Lanzuise, esce un 1-2 casuale, ancora Esposito, fallo. Varriale, parte un lancio, zona Muscarello di testa, nessuno la tocca, fondo. Stanzione, Muscarello, Lanzuise. Ancora Esposito, prova l'imbucata, Piccirillo sempre 0-0, parte Fordham, 3 contro 3, Fordham, Fordham, ancora Aurino, con le mani avanti, Muscarello non arriva, Stanzione, Mosella, Lanzuise, super Samuele Lanzuise, sorprende Aurino e realizza una vera e propria perla. Era leggermente fuori dei pali, ma la conclusione di Lanzuise è stata veramente straordinaria. Prova a reagire subito Muscarello al vantaggio dei Mastacchioni, che in questo momento consente alla squadra di Fordham di essere al comando della Silver con 9 punti, 3 vittorie su 3, se arrivassero i 3 punti anche quest'oggi. E allora Fordham a pressare Esposito, la partita comunque lunghissima, Mosella da terra prova qualcosa. Con le mani Stanzione, dentro salta Buglione a uscire. Con le mani Buglione, anzi lascia l'incarico a Mosella.
va con le mani. Lanzuise, stanzione. Tocca dietro a Varriale. Occhio che ingabbiato. Conquista il massimo. Aurino, pressato. Gioca il pallone alto. Salta Mosella. Non ci arriva Lanzuise. Con le mani Bocchetti. Subito. La Silva. Attaccato da Marmo. Muscarello, la lavora. Fordham. Mosella. Si lotta contro Stanzione che mette piedi ovunque. Lotta Muscarello in quella zona di campo. C'è un fallo e lo subisce. Va la Silva. Prova col sinistro. De Angioletti smanaccia. Poi Lanzuise sbatte. Arriva la copertura del giocatore della Roma, ancora Esposito, in mezzo a tre, subisce un calcio, c'è punizione. Stavolta prova Esposito, occhio che è un bel destro. Fischio, Esposito, prova sotto la barriera, spara via a Buglione quando ormai manca poco alla fine del primo tempo, vediamo un po', ci sono i cambi. Con le mani, stanzione. Muscarello, palleggia. Mezzo a due. Maranta! Ancora De Angioletti. Poi, prova a parte il lancio con le mani. Maranta, ultimo uomo. Ancora dentro, Carbone, prova l'aggancio. Difende la sfera. Allarga Esposito. Parte Marmo. Aurino. La ragione. In avanti, Muscarello, palla che si blocca tra lui e Piccirillo, poi arriva Esposito, zona tiro sinistro. Muscarello controlla stanzione, ancora a cercare Carbone, mette un piede Marmo, Esposito. Prende il largo, gioca il pallone a Maranta, salva Mosella, poi ancora, prova una rovesciata, sbaglia Muscarello. Prova la finta, parte un cross di destro, porta il pallone dalle parti di là. Anzi di Bocchetti, mette giù, arriva Marmo, lo attacca, Bocchetti lo salta, cross, Ladoga, sempre 1-0. Bocchetti, salta Piccirillo, altissimo, Lanzuise, prova ad andarsene, vanno in due, forse un po' sandwich, c'è un fallo di Lanzuise. Ecco, la canna non me la mettiamo su Instagram, che cos'è? C'è... Pallone alto, palla per Lanzuise, controllo, salta Bocchetti, lo aggira, Lanzuise ragiona, cerca il pallone per Fattori che aggancia in area di rigore, sinistro, Aurino, con le mani, vada la ragione, che non aggancia, Marmo, occhio che lo attaccano, Marmo la gioca in maniera perfetta, la Dogana che litiga con la sfera, finisce il primo tempo, 1-0. Comincia la ripresa con Esposito che la tocca a Bocchetti. 1-0 Mastacchioni, super gol di Lanzuise. Fattori rotta. Palla per Bocchetti. Esposito. Palla che viene rimpallata un paio di volte. Ancora Esposito, va sul fondo. Ancora Esposito, passa. Tocco dietro. Stazione, Muscarello. Pareggio Roma. Muscarello, 1-1. Parte un destro, palo, palo. Aurino. Su, chi era? Fordham o Mosella? Fattori. Parte un lancio, sfortunatissimi Mastacchioni in questa circostanza. Doppio palo, incredibile. Fordham, Buglione e poi Lanzuise ancora, Buglione, tutti nell'aria. Pallone timidamente calciato avanti. Fattori, si lotta, non si capisce nulla, Fattori. Occhi contatti. Parte un cross, la palla non è ancora in angolo. Lanzuise! 2-1, doppietta del bomber! Lanzuise! Ancora Lanzuise. Stanzione, veramente.
Fordham colpito, ancora stanzione, nuovamente in vantaggio la formazione in maglia blu. Maranta, Muscariello, fallo, prepara al sinistro la Silva, palla che gira, lancio di Mosella, Aurino. Sì. La Silva controlla la sfera, arrivano in due, la Silva passa in mezzo, arriva Fordham, ruba, Fordham va centralmente, poi arriva anche la ragione, ancora la Silva che spinge, occhio al piattone, c'è Muscariello, la riceve, occhio ai contatti, la Silva finta, la Silva, Murato, e poi si lotta ancora, spazza Fattori. Aurino, parto il lancio. Salta Mosella, anzi Fordham, ora Mosella, mi ha anticipato, Piccirillo, gioca, l'alza, Fordham, poi Esposito in mezzo a tre, serve la Silva, vediamo se la tiene, la tiene in campo la Silva, che punta Mosella, va sul sinistro, prende il largo, tacco, ancora la Silva, che non passa la sfera, ma passa ancora su due avversari, parte, Fattori, si lancia, Fattori, spalla a spalla, ancora Fattori, poi alla fine Aurino passa il pallone e va a ripartire attento l'azione dalla ragione col tacco verso Muscariello, che conquista una rimessa. Però mo mezze mani che sta scendendo la voce, io mi servirebbe la mia felpa. No, no, sta là dentro, mi scusi. No, è ormai finito. Bocchetti gioca a Varriale, si riparte da Aurino. Ancora Varriale. Maranta. Musca. Sul campo, sull'altro campo. Lancio di De Angioletti, trovando Fattori, abbattuto da Bocchetti, non c'è fallo. Fattori ruba. Per un attimo, poi parte Esposito. Contro Lanzuise, si allunga Esposito, un altro passo, Esposito va via, due avversari, parte un cross, De Angioletti. Parte un traversone, Marmo appoggia ancora in angolo. Altro cross, pallone lungo. Buglione, cerca Fordham, che arriva per primo, Fordham, fuori. Lanzuise, sterza, prova col sinistro. Marshmallow. Parte un pallone, Aurino la tiene e fa salire la Roma, ma chiude Fordham, Lanzuise, ancora Aurino da difensore aggiunto, Marmo, altro pallone che arriva alle parti di Fattori, che passa Fattori per Buglione, parata di Aurino che smanaccia, colpo di reni. Batte Fordham, Mosella, Buglione partono sul secondo palo, attacca centralmente Fattori, invece c'è il colpo di testa a uscire. Arriva Marmo, che sbaglia però. E allora Esposito, parte la Roma, la Selva, Piccirillo, ancora, poi cade. Cade anche Buglione, la Selva, deviato angolo. Parte un pallone in aria, spazza via Mosella. Maranta, Buglione altissimo, un missile. Mosella, Fordham, pallone rimbalza in maniera strana, Fattori tratto in inganno, Mosella ancora, Buglione, ultimo tocco di Lanzuise, parte la dogana dentro, poi c'è un rimpallo, destro di la dogana colpito però Fattori. Non riesce a raddoppiare il vantaggio con la formazione di Mastacchioni, allora prova a ripartire Carbone. La ragione, provano l'1-2, Carbone, la ragione, ruba la dogana, ancora la ragione, dentro per Musca. Petto di Carbone, ma non è un compagno quello che serve. Poi rincorre, bravo Carbone a recuperare il pallone. La ragione col drift. Poi stanzione conquista una rimessa.
po' di confusione in mezzo al campo. Fordham c'è fallo, si continua, Fattori col tacco, illumina la dogana, c'è Buglione, parte il pallone, Buglione no, litiga con la sfera, Aurino riparte, si spinge, avanti Aurino, La Selva perde palla, porta vuota, salsa il merengue, sbaglia tutto, palla che passa, Muscariello, Piccirillo, poi Carbone in area, De Angeletti. La dogana. Sale. Chiude con un fallo. La Silva, anzi Bocchetti. Fordham col sinistro, tre in barriera. Fattori, Muscariello che lottano nell'aria. Mi passo 3-1. Michele, ma mettiti davanti. Tanto bambini che giocano. No. Dopo 2 ore e 20 va fatto, anzi sempre Fordham. Sinistro, fuori. Prova la Roma, La Silva, mette il pallone fuori, Buglione. Allora Domind con le mani. Palla a cercare qualcuno, Piccirillo più alto, poi la dogana, la ragione, rimescola in mezzo, salta Muscariello, più alto di Piccirillo, De Angioletti si avventura nell'area, Fordham, poi Bocchetti, alimenta, Piccirillo, così e così, La Selva prende posizione, c'è un fallo. Calcerà La Selva, col sinistro, tre in barriera. Bocchetti a dar fastidio, La Selva, pareggio Roma sotto la barriera. Errore Mastacchioni, 2-2, occhio ai colpi di scena in questo match. La Roma sta giocando comunque una grandissima partita. Piccirillo, Fordham alimenta, sviene Esposito, la dogana, c'è un fallo, ci proverà a salvarla ancora lui, ancora Samuele Lanzuise, dopo aver già fatto due reti, prova su questa punizione, zona centrale, anche se la distanza è lunga, Lanzuise prova alta, vediamo se la prende la dogana che arriva dal nulla, con le mani Maranta, va avanti, La Selva, Buglione, prova a spingere, c'è la deviazione di stanzione, arriva Lanzuise, la trova, ultimo tocco il suo, rimessa per Varriale che va con le mani avanti, Buglione col tacco, arriva Esposito, Mosella alimenta, la dogana, Aurino lungo, Muscariello, passa Muscariello, tocco dietro per Carbone, la trova a Esposito, destro, arriva La Selva, miracolo di De Angeletti, che oggi ha fatto già una partita da 7,5 in pagella, anche ora in questa partita sta su 7, vediamo La Selva, parte il cross, poi adesso è Buglione. Alla Bonaventura, la Giacomo c'è, Muscariello, non esce la sfera, Buglione la trova, poi va giù, c'è una punizione. Cosa? No, cosa? Parte il rinvio di La Ragione, anzi di Aurino, Fordham, Lanzuise controlla, cerca di far viaggiare un Fattori, poi spinge avanti Bocchetti che salta Lanzuise, non ne ha più, Bocchetti cross, colpo di testa De Angioletti, calcio d'angolo, La Selva, occhio a Muscariello sul secondo palo, parte un cross lungo, vuole battere subito Piccirillo, si distendono i mastacchioni, Buglione, Esposito ruba, fallo su Lanzuise,
Buglione alimenta in mezzo con questo tiro, ma Aurino blocca. Allora Bocchetti si stende ancora la Roma, pallone forte per la Silva che non aggancia. Si batte, salta male Piccirillo. 2-2, può succedere ancora di tutto. Muscarillo cerca una sponda, arriva Esposito, Piccirillo, Buglione, Fordham, gira intorno, fa scattare Buglione, dentro per Lanzuise, lungo. Aurino sbaglia il rinvio, Fordham, Fordham battuto da Esposito. Ancora Lanzuise col sinistro, tre in barriera, palla che passa, Muscarello finisce 2-2. I mastacchioni non volano, a 9 punti si fermano a 7, i Galatasaray li agguantano e lo scontro diretto si avvicina. Allora, protagonisti di questo match, finisce 2-2, Varriale e la Fattori. Iniziamo prima da Fattori, Michele, partita che vi ha visto non giocare però da mastacchioni come nelle prime due uscite. Due gol, di cui uno una prodezza di Lanzuise, oggi si è arrivati poco però davanti al portiere avversario. È vero, siamo stanchi, era pure la stanchezza oggi. Troppi impegni da avvicinare, c'è la chance. Sì. Senti, pari punti con i Galatasaray con lo scontro diretto che si avvicina. Poteva essere un vantaggio giocarvi quella partita con il doppio risultato, ora bisogna solo vincere. Vabbè, poteva fare, cioè sicuramente una vittoria fa sempre comodo. Comunque no, ci impegniamo con Galatasaray. E vediamo. E vediamo, complimenti a Fattori per la prestazione, lo salutiamo, lo liberiamo. Varriale. Arriva un pareggio importante contro la testa della classifica. Oggi difensivamente bene, però avanti qualcosa si deve fare ancora di meglio. Sì, abbiamo sprecato parecchie opportunità. Abbiamo fatto un gol fortuito, anche se l'attaccante è stato molto bravo. In attacco picchiamo un po' perché Muscarello è un po' sottotono, ma miglioreremo. Qual è l'obiettivo di questa Roma secondo te? Possiamo puntare abbastanza in alto. Complimenti Varriale e ci vediamo sabato prossimo. Ciao Varriale.